Tan 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 tan, secondo voi mangerò questa? Che grande! La media. Tan, la media di Nutella o quella più piccola? Fatemi sapere. Sì. Faccio vedere. Prima di iniziare questo video, secondo voi, quale Nutella mangerò? Grande, media o piccola? Guardate fino in fondo questo video e lo scoprirete. Fragoline, nuovo video, nuova challenge 24 ore. Ovviamente, come avete letto dal titolo, mangerò la Nutella piccolina per 24 ore. Colazione, mezzogiorno, merenda e pranzo, cioè e cena. La Nutella è questa, è di 30 grammi, fatta così. Questa è la mia cena, colazione, merenda e pranzo per le mie 24 ore. Per cui, intanto vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non dimenticare di perdere i miei video, seguirmi su Instagram, un bel like e un commentino qua sotto se anche voi avete mangiato questa Nutella piccola, piccola, piccola. Vi lascio al video, cioè vedete fino in fondo questo video, mi raccomando, e buona visione. A dopo. Allora, iniziamo con la colazione. Io di solito la colazione la faccio sempre verso le 10:30, 10, sempre quell'ora lì, anche alle 11 faccio colazione, per cui adesso sono le 10:22. E ovviamente facciamo colazione, cioè mangio un cucchiaino di Nutella. Yeah! Questa è la Nutella che mangerò per 24 ore. Sono 30 grammi, tanto così perché poi dopo finisce. Ok, questa è la mia colazione. Buona. Buono, buono. Ok, chissà se riesco a finirla entro stasera. Che poi, sinceramente, adesso devo fare mezzogiorno, spuntino, cioè merenda e cena. Tre cose. Spero di riuscire. Ci vediamo a mezzogiorno, verso mezzogiorno. Allora, sono le 12:23. Adesso mangiamo. Facciamo l'assaggio
della Nutella. Questo è il mio pranzo. Il problema è che non ci sta poi il cucchiaino fino a giù. Questo era il mio pranzo. Che buono. Ci vediamo verso le 4 per lo spuntino, la merenda. Buono. Sono le 15:40. Facciamo prima merenda perché devo uscire. Per cui merendina con un cucchiaino di Nutella, che neanche riesco a farlo entrare. Non riesco a farlo entrare tutto. Per cui credo che mi mangerò solo questo come merenda. Comunque la Nutella non la batte nessuno. Niente, manca solo quello fondo, che dovrei prenderlo con un cucchiaio più piccolo. Lo mangerò stasera verso le 7, finiamo il barattolo. Forse facciamo solo un cucchiaio, che è meglio. È buonissima, mamma mia. Fatemi sapere se anche voi avete acquistato queste piccoline, e che ovviamente chi piace la Nutella. Io la mangio ogni tanto, ma non sempre. Niente, questa era la merenda. Ci vediamo verso le 7 per la cena. Ovviamente sempre in hotel. Ci vediamo dopo. Allora, ormai sono le 7. Sono le 18:58. Praticamente mancano 2 minuti. Io di solito mangio verso le 7:15, 7:30. Però, dato che devo solo mangiare un cucchiaino di Nutella, allora, stavo cadendo, allora lo mangio prima. Tanto manca, ormai sono le 7, per cui ho cambiato cucchiaino, spero che questa volta ci sta dentro. Però non so se mangiarlo tutto, perché sinceramente no, ci sta il cucchiaino. Sì, ci sto. Direi che mangio solo questo, un cucchiaino così, perché poi l'altro lo vorrei lasciare, che è pochissimo, lo vorrei lasciare per TikTok, perché io faccio video anche su TikTok. Se non mi seguite anche lì, seguitemi. Di solito metto video dei miei conigli e del mio cane, io non ci sono quasi mai. Però, dato che vorrei lasciarlo tanto così, perché... mamma mia, è buonissima. Comunque ci sta il cucchiaino, perché è più è più stretto. Ok, direi che finisco la Nutella col video di TikTok e la lascio cottanta così, tanto ormai l'ho quasi finita. Ok, allora non so quanto è durato questo video, ma credo poco. Spero. Fatemi sapere
se vi piace questa challenge, se sono stata brava e è promossa la challenge che ho fatto, fatemelo sapere sotto in questo video. Fatemi sapere se volete altre challenge dove mangio per 24 ore, fatemelo sapere. Se vedo che nessuno interessa questo video, nessuno gli piace e le visualizzazioni sono basse perché appunto nessuno piace questo video, ovviamente non farò più questo genere di video. Però dipende anche dai vostri commenti. Se c'è gente che gli piace che faccio questo genere di video oppure no, dipende tutto da voi. Per cui se per caso vedo che le visualizzazioni o i commenti sono proprio come per dire no, non mi interessa perché non so, non sei brava a fare queste cose oppure non mi piacciono, allora giustamente non, questo è l'ultimo video che vedete. Questo non c'è su YouTube, in senso nessuno mangerebbe per 24 ore un cucchiaino di Nutella così, col barattolino piccolino. Io ci ho provato, dato che nessuno l'ha fatto su YouTube, almeno credo. Mi è venuta questa idea, perché non fare questo video della Nutella piccolina, mini di 24 ore? Allora l'ho fatta. Per cui questo video spero che vi è piaciuto, anzi... dato che di sicuro qualcuno me lo chiederà, adesso vi faccio vedere le altre due Nutelle che vi ho mostrato prima di iniziare questo video, per cui aspettate. Ci sono. Ok, allora vi faccio vedere le Nutelle che vi ho mostrato. Credo che nessuno è fesso, credo che avete capito che le Nutelle sono finte. Una è questa, che è grande, fatta così. Praticamente da così sembra vera. Non si può aprire perché, come vedete, c'ha lo schermino e ha i tasti. Perché questa è una radio a forma di Nutella che mi ha regalato mia zia. E dato che è troppo figa, ovviamente ce l'ho lì, però è bellissima. Non la accendo perché scarica, però potete mettere anche le pile qua sotto ed è fatta così. Questa è quella grande, dato che ho detto vabbè, c'entra qualcosa con la Nutella, allora. Invece questa qui, quella piccola, io infatti coprivo sopra perché c'è il dove praticamente carichi e il pulsante dove accendi. Questa è una cassa a forma di Nutella ed è fatta così, cioè se io mi allontano e faccio così voi in teoria non capite se è vero o no, cioè come fate a capirlo? Però vabbè, c'è chi lo sa e c'è chi è fesso e dice ma non pensavo che la Nutella, che queste due Nutelle erano finte. Comunque vabbè, io volevo dirvelo perché non si sa mai, se qualcuno poi sotto nei commenti mi dice ma queste Nutelle qui sono vere o sono finte? E giustamente girando lo schermo così sembra vero, ma se io invece lo metto così si vede che è una sveglia dove ascolti musica eccetera. Comunque tutte e due me l'ha regalata mia zia. Niente, questo è tutto, spero che davvero vi è piaciuto questo video, non so quante volte l'ho ripetuto. E lasciate un pollice in su, un commentino, mi raccomando, io li leggo sempre, tutti. Seguitemi su Instagram, che lì ci sono anche le foto. Iscrivetevi al mio canale, mamma mia sto impapinando, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina se non l'avete ancora fatto. Yeah, avevo la memoria piena perché ho registrato 50.000 clip per fare 3 video di seguito. Comunque niente, ripeto, spero che questo video vi sia piaciuto. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, perché tanto è inutile ripetere sempre le stesse cose.
Sono le 7:06 e ho finito prima di fare questa challenge. Vabbè, comunque niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!